Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera di F1 22 che sta proseguendo su F1 23. Ho fatto 4 stagioni sul 2022 e ho iniziato qui sul 23 direttamente con quella che sarebbe stata la stagione 5 del 22, ovvero più semplicemente il 2026. Siamo nel 2026 e quindi chiaramente i piloti sono trasferiti nelle squadre in cui sarebbero stati nella stagione 5 di F1 22 qualora avessi continuato la carriera sul 22. Abbiamo già disputato due gare, siamo pronti per affrontare la terza che si corre a Miami. Questa è la classifica di campionato. Siamo molto competitivi, molto 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 competitivi. Il gioco crede che la nostra sia la quarta peggior macchina, ma in realtà non è così. Abbiamo una macchina molto migliore di quello che pensa il gioco, perché abbiamo investito tutto quello che era possibile investire sul motore e abbiamo un super motore. Guardate qui, abbiamo un motore veramente molto più potente rispetto a quello delle altre squadre. Il gioco, nel valutare la competitività delle varie macchine, ripartisce equamente l'importanza dei reparti motore, aerodinamica e telaio. Invece il reparto motore, secondo me, è molto più importante degli altri due, specialmente su piste veloci come quelle su cui abbiamo corso fino a questo momento, ovvero Australia con il nuovo layout e Baku. Ma anche qui a Miami ci sono due o tre rettilinei molto interessanti dove un motore potente potrebbe fare una gran, gran differenza. E quindi, secondo me, anche qui abbiamo una macchina migliore di quello che crede il gioco. Anche qui, secondo me, possiamo giocarci veramente le nostre chance per andare nuovamente a punti. Abbiamo forse qui a Miami un'occasione per parlare bene, per iniziare a parlare bene di F1 23 dopo che in Australia si è verificato un bug assurdo sotto safety car che ha causato la squalifica di Fernando Alonso, 3-4 drive-thru di Max Verstappen e un drive-thru anche a Norris, quindi falsando completamente il risultato della gara. E abbiamo parlato male anche in Azerbaijan di F1 23, perché in Azerbaijan c'è la sprint race, sì, ma non è il format del 2023. Sono rimasti al format del 2022, quello con una sola qualifica che decide la griglia della sprint e la sprint che decide la griglia della main race, mentre nella realtà il format è cambiato. Nella realtà, nella vera Formula 1 20, del 2023, abbiamo due qualifiche separate, una per la sprint e una per la main race, e non capisco come sia possibile che questo è un gioco su licenza della stagione 23 e non ci siano i regolamenti aggiornati al 2023. Com'è possibile? Quindi, pessimo, mi ha fatto per ora una pessima impressione questo F1 23. Potrebbe avere l'occasione di riscattarsi, di iniziare a riscattarsi qui a Miami, perché Miami è una pista dove su F1 22 non si poteva guidare sostanzialmente, perché la IA non aveva la minima consapevolezza della presenza del giocatore e finiva sempre per curvargli addosso e per tamponarlo, ma sempre, perché sembrava di correre su un Gran Turismo 1, dove veramente la IA non si avvede minimamente dalla presenza del giocatore. E qui possiamo vedere se è vero, come dicono in molti, che la IA è migliorata, è una prima prova del 9. Appunto quella di Miami, e mi piacerebbe parlarne bene di questo gioco e speriamo che il gioco me ne dia occasione, almeno qui alla terza gara, dopo due gare falsate in un modo o nell'altro da bug o da errori di programmazione o da mancanze appunto del gioco. E niente, questa è la classifica che ci vede già a quota 16 punti. Abbiamo fatto un inizio di stagione veramente stellare. E vedremo se saremo competitivi qui a Miami, se il nostro super motore ci darà una mano anche qui, in questa che è una delle piste dove, dal punto di vista delle prestazioni, sono sempre andato malissimo. Tutte le volte che ci ho corso sul 22, oltre al fatto che mi buttavano fuori gli avversari, ma anche io non ero mai stato minimamente competitivo. Vedremo se riusciremo anche qui, non dico a proseguire la nostra striscia di arrivi a punti, ma almeno a mostrare un po' di competitività. Magari anche passare il Q1. Passare il Q1 già sarebbe una bella cosa, ecco. Eccoci qua in qualifica, ultimo tentativo qui nel Q1. Penso che possiamo fare bella figura. Sin dalle prove libere mi sono trovato bene sia con la macchina che con la pista. E per una volta penso che possiamo fare bene. Qui su F1 2022 siamo sempre andati male. La pista mi piace, ma non sono mai stato competitivo nelle volte in cui ho corso su F1 22. Qui invece questo weekend di gara pare iniziato con degli ottimi presupposti. Fra l'altro il mio attuale best lap l'ho ottenuto andando con l'ERS a potenza ridotta nell'ultimo
settore perché era sceso sotto al 10% di carica e dava quindi meno potenza del normale, quindi ho anche margine per potermi migliorare. Ho gomme anche più nuove perché il mio attuale best lap l'ho fatto nel secondo tentativo del run precedente e le gomme perdono circa 2,5 decimi al giro, quindi ho gomme di 2,5 decimi al giro più veloci rispetto al mio attuale best lap. E ho Ers che qui eroga più potenza perché è ben al di sopra del 10% di carica la batteria. Mi sto migliorando di quasi 4 decimi e comunque sono quindicesimo. Anche se non mi fossi migliorato sarei comunque stato quindicesimo e passo addirittura con l'ottavo tempo. Molto bene, ottavo posto, 8 decimi dalla migliore prestazione. E beh certo, perché adesso qui siamo in stagione 1, le macchine hanno pochissimi upgrade installati e meno upgrade sono installati sulle macchine e più è facile tenere il passo dei piloti dell'IA. Anche su F1-22 ero quasi costantemente più efficace dei miei compagni di squadra e delle squadre competitive come la mia in stagione 1. Poi mano a mano che si andava avanti, che le macchine diventavano più veloci, ecco che per me diventava sempre più difficile stare al passo con l'IA, quindi ci godiamo le qualifiche facili, diciamo così, finché durano. Su F1-22 e sugli F1 precedenti non ho mai abbassato il livello di difficoltà quando l'IA diventava troppo forte in qualifica. Quindi io adesso non lo vado ad alzare, ora che è tra virgolette troppo facile, insomma, il livello 102 è e 102 rimane. Eliminati Purcher, Magnussen, Tsunoda, Iwasa, Sargeant e Lawson, grandissima prestazione da parte del mio compagno di squadra Oscar Piastri che passa per pochi millesimi. Quindi abbiamo due Coyote Motorsport nella seconda fase di qualifica. Eccoci qua nel Q2, devo puntare a un 1.29 basso per entrare... Non neanche per entrare nella top 10, 29 basso è per evitare il penultimo posto, per superare Stroll e Piastri, insomma. Mi sa che per entrare nei 10 mi servirà qualcosa come un 28 alto, una cosa del genere. E ci proviamo, tanto tutto quello che arriva d'ora in poi è tanto riguadagnato. In teoria non abbiamo una macchina in grado di andare nel Q3, quindi anche solo avvicinarci sarebbe un gran bel... risultato. Non ho purtroppo visto il mio parziale nei confronti degli altri piloti alla fine del settore 1. Mi sono dimenticato che lì finiva il primo settore. Ho messo le grafiche giganti apposta per riuscire a vederle, ma durante il giro io chiaramente guardo la pista, focalizzo tutto sulla pista, insomma. Posso anche mettere la grafica al centro dello schermo, ma non la vedrei lo stesso perché sono ovviamente concentrato sulla pista. Adesso la vedo e sono purtroppo 6 decimi più lento rispetto a Valtteri Bottas, che è dodicesimo nel settore 2. Quindi mi sa proprio che verremo eliminati. Vediamo almeno se riusciamo a evitare l'ultima posizione qui in questo Q2. Una qualifica che comunque è da considerarsi positiva. Decimo? Ma davvero? Ma che T3 ho fatto? Attenzione, ma forse ho visto male, ma mi sembrava di aver visto che ero parecchi, cos'è, che ero 6 decimi più lento di Bottas nel settore 2. E in qualche modo ho recuperato tipo 8 decimi su Bottas e su tutti tendenzialmente nel settore 3. Sono addirittura passato, vediamo un po' i miei tempi. Voglio vedere il mio settore 3, se è possibile. Vediamo un po'. Settore 3, 25 e 2. Valtteri Bottas ha fatto 25,5. Anzi, no, 26,0. Il suo best lap ha fatto 26,0. Quindi Bottas non ha centrato un giro ideale. Perché nel secondo tentativo ha fatto 5 decimi meglio nel primo settore, ma non si è migliorato. Quindi sì, gli ho veramente guadagnato così tanto. A Valtteri Bottas e immagino anche gli altri. Ocon ha un 25,5, Alonso che ha fatto il miglior tempo ha un 25,4 e io 25,2, quindi ho fatto un super settore 3 e sono riuscito in qualche modo a qualificarmi addirittura nel Q3, escludendo Sergione Perez, Charles Leclerc, un eliminato illustre, poi Bottas, Zhou, Piastri e Stroll. Piastri è veramente bravo, comunque ha evitato l'ultima posizione mettendosi dietro addirittura un Aston Martin. Quindi grande prestazione da parte di Oscar.
Ed eccoci allora nel Q3, primo e unico tentativo, abbiamo chiaramente un solo set di gomme morbide nuove per quest'ultima fase di qualifica, ne abbiamo utilizzati due nel Q1, quindi possiamo fare un solo tentativo, ce lo facciamo bastare, vediamo un po' come andrà. Chiaramente gli avversari si stanno lanciando anche loro per l'ultimo tentativo, lo completeranno dopo di me, quindi ora il confronto che ho con i piloti della IA e con quello che probabilmente non sarà il loro giro migliore, sono 6 decimi dietro a Ocon che è sesto nel T1, però abbiamo capito che il mio punto forte per qualche motivo è il terzo settore, e anche se dovessi vedere che sono 4 secondi indietro alla fine del T2 può ancora essere che faccio la pole, sì. Devo fare un 28 basso, se ho visto bene, per evitare l'ultimo posto, ammesso che gli avversari non si vadano a migliorare, magari forse anche 27 alto, dipende da quanto eventualmente si andranno a migliorare gli altri piloti. Stavolta non ho visto il mio distacco nel settore 2, stavo guardando la pista, voi magari invece l'avrete visto. Un po' largo qui al tornante, devo ritardare l'accelerazione in uscita, esco malissimo. Dal tornante mi sa proprio che l'ultimo posto non me lo toglie nessuno, ma è comunque una super qualifica. Beh, alla fine mi metto un po' il cuore in pace per quell'errore nel T3, mi prendo praticamente 8 decimi dal penultimo, quindi gli avversari si staranno chiedendo cosa ci faccio qui, come io abbia fatto ad entrare nel Q3, in effetti me lo chiedo anch'io. No, non c'era niente da fare, insomma, i distacchi sono troppo ridotti, e non avrei avuto comunque modo di fare qualcosa di meglio di quella che è comunque un'ottima decima posizione. Prima fila tutta Red Bull, quindi, con Fernando Alonso davanti a Lando Norris, seconda fila tutta Mercedes, con Verstappen davanti ad Albon, poi abbiamo Sainz quinto, Ocon sesto, Gasly settimo, una buona prestazione la sua, Hamilton ottavo, ancora non proprio a suo agio evidentemente con l'Aston Martin, il pilota inglese che fra l'altro ha ancora 0 punti in classifica, poi male Russell solamente nono e poi chiaramente ci sono io in decima posizione. Strategie di gara piuttosto variegate, qui le gomme soft non convengono perché hanno un'usura elevatissima. Infatti io penso di fare medie hard addirittura per non usarle proprio le soft. I primi 6 non usano appunto le soft, almeno in questo primo stint, con Norris addirittura che ha le hard. Poi le soft più che altro le usano i piloti di fondo classifica, quelli che non hanno niente da perdere. Anche Russell su gomma soft. Infatti vedete la strategia migliore secondo il gioco e anche secondo me è medie hard. Le soft neanche nell'ultimo stint più corto vale la pena usarle. Molto bene, quindi tutto è pronto per la partenza di questo Gran Premio qui a Miami. Si accendono i semafori, si spengono in questo momento. Ottimo spunto. Vediamo se c'era il varco per attaccare Hamilton. No, perché Hamilton lo ha coperto, si è spostato all'interno. Occhio che qui sono a sandwich. C'è Hamilton anche che va tutto all'interno, anche sul cordolo. Quasi mi tocco, quasi, col pilota inglese. Sono stato a pochi centimetri dal contatto con Lewis. La cosa più importante però è che siamo tutti integri. Abbiamo perso però purtroppo 2 posizioni nonostante un ottimo spunto da fermo. Qui molto sottosterzo. Vabbè, questo è il primo giro che faccio con serbatoio pieno. Devo anche prendere un po' le misure per quanto riguarda il comportamento della macchina con il pieno di benzina. Vediamo qui le replay della partenza delle due Red Bull che partono in prima fila con Fernando Alonso davanti a Lando Norris. Scattano le vetture, male Norris, si vede subito che è partito veramente male. Lando ha già perso 2, 3, 4 posizioni, Norris è già sesto, incredibile partenza, incredibile in negativo la partenza di Lando Norris. Max Verstappen e Alex Albon si sono issati in seconda e terza posizione, anzi no, perché c'è Sainz che prova a prendersi la posizione a podio da Alex Albon che comunque riesce a difendersi, quindi sì, le due Mercedes seconda e terza con Sainz quarto, Norris quinto. Pessimo start da parte del pilota della Red Bull, abbiamo poi Ocon, Gasly, Hamilton, Perez ed io a completare la top 10. Attenzione qua che vengo insediato da Russell a gomme soft, non mi conviene cercare di resistere a oltranza nei confronti di un pilota che va molto più forte di me, ma che comunque sarà costretto a pittare molto presto. Occhio qui la staccata del tornante, staccata molto delicata. Arriva ad attaccare George Russell che frena abbastanza presto, contando che ha gomme più morbide.
quindi mi riporto in zona punti e devo cercare di tenere contatto con Sergione Perez, che ha una As e gomme hard ed è in lotta fra l'altro con Pierre Gasly. Lo vado ad attaccare, attenzione, perché si sono diventati trasparenti, si sono compenetrati Perez e Gasly, perché? Avete visto? Invece di toccarsi si sono compenetrati. Ma cos'è quella roba lì? Perché fa così il gioco? Guardate qui che superiorità che ha un rettilineo. Motore super potente. Con Gasly che è in difficoltà. Ho chiesto anche informazioni all'ingegnere per sapere se ha dei danni, perché con gomma soft Pierre è stato sopravanzato da Perez, che ha le hard, e ora anche da me, e sembra non in grado di tenere il ritmo. L'ingegnere non mi ha detto niente circa possibili danni o problemi del campione del mondo in carica. Attenzione qua, arrivo lungo, sbaglio la frenata, freno troppo tardi, mi passa Charles. Ci devo ancora prendere le misure con quel cacchio di tornante lì, non ho riferimenti che mi facciano capire dove posso frenare. Non è comunque necessariamente un male, perché Leclerc ora mi dà il DRS e potrebbe aiutarmi a ricongiungermi con Sergione Perez, il quale ha le gomme hard. E Perez ha meno di un secondo di vantaggio nei miei confronti, prova anche il contrattacco il pilota messicano della Haas, quindi vado definitivamente a ricongiungermi con il messicano. Grande lotta di Perez, grande combattività ancora. Sergione Perez non molla la presa nei confronti di Charles Leclerc, ancora ruota a ruota nonostante le gomme hard. Ora deve mollare, ha fatto perdere tanto tempo a Charles Leclerc, che ora avrà anche il DRS. Chissà che non possa magari anche riprendersi ora la posizione sfruttando l'ala mobile. Ma qui guardate che vantaggio che ho in rettilineo, li vado a passare entrambi. Mamma mia, è una roba clamorosa. Voglio vedere il gioco. Se dice, cioè, non capisco come fa il gioco a dire che la mia macchina è la quarta peggior macchina quando c'ho un vantaggio così. Avrò 30 km orari di superiorità sul dritto. Ora Charles all'attacco. Non ha senso resistere tirando la staccata. Ripeto, per l'ennesima volta mi fa anche comodo avere Charles davanti, perché mi dà scia e DRS. Tanto abbiamo capito che in rettilineo Charles lo passo quando voglio, praticamente. Oh, attenzione, qui arrivo lungo in staccata. Scusa Charles. Mamma mia, gli ho recuperato un secondo in rettilineo. E ora vengo attaccato anche da Zhou, oltre che passato da Perez. Non... avevo perso proprio il senso della misura nei confronti di Charles Leclerc. Ma troppo veloce il rettilineo sta macchina, ma anche troppo veloce. Mi sfasa i miei stessi riferimenti. Spero di non avere danni, perfetto. Vediamo se mi attacca Zhou, ora che apre il DRS, il pilota cinese. Gli concedo l'esterno. Ecco che stacca forte. Mi conviene lasciarmelo per un attimo davanti, in modo che io possa riprendere un po' il passo ideale. Che devo ancora calibrare bene i punti di frenata, che su questo gioco sono i punti di frenata e il modo in cui frenare, che è una gran differenza rispetto al 22. Qui è molto più facile bloccare sia l'anteriore che il posteriore a seconda di come freni e della ripartizione frenata che hai. Attenzione qui, mi vede il cinese, a seconda la mia presenza. Poi si pianta, mi aspetta. Non so per quale motivo mi aspetta in uscita di curva e mi fa passare, sì. Però almeno mi vede e ha allargato la traiettoria per evitare una collisione. Quindi c'è forse qualche... c'è sicuramente qualche miglioramento, perché sugli F1, su F1-22 non avevo mai fatto una lotta qui su questa pista senza essere in qualche modo tamponato o buttato fuori. Ancora Zhou all'attacco. Mi ha affiancato in rettilineo perché non ho mai usato neanche l'ERS. Neanche per un istante riesco a tenermelo dietro.
Giro 13, Lando Norris ha parzialmente rimediato alla sua brutta partenza, andando a prendersi la terza posizione, ha scavalcato Sainz e Albon nei giri scorsi, è però a quasi 8 secondi da Max Verstappen, che è secondo, mentre Pierre Gasly è crollato in 20ª posizione, subendo sorpassi a destra e a sinistra, un po' come era successo a Charles Leclerc, al suo compagno di squadra Leclerc in Azerbaigian nella scorsa gara. L'ingegnere non mi ha detto di particolari problemi o danni di Gasly, che però si vede che ha l'ala danneggiata. Eh sì, c'è un buco proprio nel flap di sinistra. Potrebbe essere questo il motivo per cui Pierre Gasly ha perso così tante posizioni. Però l'ingegnere non me l'ha detto che il francese ha l'ala danneggiata, ma si vede, ha il flap proprio bucato. Sembra un foro di proiettile. Quindi ecco svelato il motivo per cui Pierre ha perso così tante posizioni in questa prima parte di gara. Qui nelle retrovie c'è Zhou che ha effettuato il pit per togliersi le sue soft e sta avendo problemi. Sta avendo problemi e ritiro per il cinese. Attenzione lungo, qui arrivo lungo. Mi attacca Valtteri Bottas, mi passa sotto bandiera gialla, tipo. Ruota ruota ancora con Valtteri Bottas. Che mi... Ma come sorpasso illecito? Ah, io su di lui adesso l'ho fatto sorpasso illecito. Il gioco mi obbliga a farlo passare nuovamente. Ma era lui che mi aveva passato sotto gialla. Non io. O io al massimo me l'ho ripreso la posizione sotto gialla. Boh, vabbè, comunque un altro errore in fase di frenata, ora le gomme iniziano anche a soffrire. E si sono già fermati quasi tutti i piloti che erano partiti su gomma soft. E anche Norris, fra l'altro, ha provato un pit anticipato proprio davanti a me e a Bottas. Allora, vediamo se riesco a utilizzare Bottas come riferimento per migliorare il mio ritmo. È solo che qua mi tocca passarlo. Qua però mi tocca passarlo praticamente a Valtteri Bottas. A meno che non vada a resistere, gli do spazio. Resiste Valtteri. E guarda, se vuoi stare davanti, stammi pure davanti, amico mio. Però aumenta un po' il ritmo. Non farmi da tappo. Leclerc intanto è andato ai box. Forse era l'ultimo pilota fra quelli che si dovevano ancora fermare fra quelli che erano partiti con le gomme soft. Dai, Valtteri, muoviti. Ai box, Perez. Si difende quindi provando un undercut nei nostri confronti. Io intanto finché avrò Valtteri davanti, forse mi converrà rimanere in pista. Giro 21, pit per Fernando Alonso, aveva accumulato quasi 10 secondi di vantaggio nei confronti di Max Verstappen, mette le gomme hard, mette le gomme hard Fernando Alonso. Il Bottas va troppo lento in rettilineo, lo vado forse ad attaccare, resto all'esterno nei confronti di Valtteri, esco meglio del finlandese, me lo metto dietro, sono più veloce io di Bottas, nonostante le gomme medie. Bottas è ai box, decide di fermarsi e mi sa che mi conviene fermarmi anche a me, perché altrimenti subisco un undercut gigantesco da parte di tutti i miei avversari. Ma forse potrebbe avere senso mettere le gomme hard, in questo modo mi terrei aperta anche la possibilità di non fare ulteriori fermate, mi terrei aperta anche la strategia a un pit singolo. Al giro successivo si ferma anche Max, che si toglie le medie per mettere un altro set di medie, quindi Max è sicuramente su due pit stop. Alonso è già passato ampiamente, si è già ripreso la prima posizione. Pit stop quindi, metto le hard e mi tengo aperta anche la possibilità di non fare ulteriori fermate. Ho fatto durare le medie più di chiunque altro, quindi ho subito chiaramente un pesante undercut dai piloti con cui ero in lotta. Vedete che rientro anche dietro al mio compagno di squadra, lo Scarpiastri, in 15ª posizione, ma ora ho gomme di qualche giro più nuove rispetto a quelle dei miei avversari e potrò essere potenzialmente un po' più veloce di loro, anche se comunque ho le hard, che però abbiamo capito che su sto gioco le hard potrebbero essere utili, più utili di quanto non lo fossero negli F1 precedenti. Ok, ho scaldato le gomme e
e sembra proprio che ne abbia di più rispetto allo Oscar Piastri, quindi ora è il momento di andare a effettuare il sorpasso sul mio compagno di squadra. Lo passo così in pieno rettilineo. E ora occhio qui alla frenata, perfetto. E sto chiaramente guadagnando anche nei confronti dei piloti che hanno montato le gomme soft al primo pit, perché le loro gomme soft sono già, non dico fine vita, ma quasi. Sto praticamente volando, ho già raggiunto questi due piloti qui, Magnus e Tsunoda, che hanno gomme morbide ormai a fine vita. Si dovranno presto fermare per la seconda sosta. Io devo cercare di non perdere tempo con questi qua. Li passo forse entrambi. Mamma mia, in un solo rettilineo. Vediamo se provano il contrattacco qui. Vado un po' largo per assecondare un loro eventuale tentativo di inserirsi all'interno. E quindi mi porto in dodicesima posizione. Li ho lasciati sul posto praticamente. Stavano lottando fra loro e li ho passati entrambi in un colpo solo, senza forse che loro se ne siano neanche accorti. Ai box Fernando al giro 37 per la seconda fermata, quindi non fa un solo pit, nonostante avesse messo le gomme hard. Soft addirittura, soft per fare 20 giri. Possibile? Non ha nessun bisogno di azzardare così Fernando. Potrebbe tranquillamente mettere, avrebbe potuto tranquillamente mettere le gomme medie e sarebbe stato sicuro di arrivare alla fine. Ora c'è Max in testa alla gara, anche lui chiaramente ha un altro pit da dover effettuare. Però strano che Fernando abbia scelto le soft. Attenzione, qui dietro c'è stato un testacoda da parte di Lance Stroll con coso Leclerc, che potrebbe passare ma rimane fermo. Perché? Bandiera rossa! Bandiera rossa! Vediamo subito cos'è successo. Ah, non c'è il replay. Non c'è il replay istantaneo. Vabbè, sarà sicuramente per colpa di quell'incidente di Stroll con Leclerc che aveva spazio ma non è passato. Quindi viene data bandiera rossa. La prima bandiera rossa qui su F1-23. E quindi chissà anche fra l'altro com'è la situazione per quanto riguarda la griglia di partenza, che scopriremo immagino solamente sul momento. E noi chiaramente andiamo a selezionare. Sì, vedete qui, conviene utilizzare le gomme medie. Le soft andrebbero 11 secondi più piano in questo stint di 19 giri, quindi andrebbero almeno 6 decimi più piano. Le hard qui andrebbero pianissimo perché sarebbero le stesse hard che ho adesso, non sarebbero gomme hard nuove. Sì, scelta obbligata, scelta obbligata. Mettiamo chiaramente le gomme medie. Vediamo quindi la bandiera rossa. Stroll va in testa coda, dà spazio a Leclerc, che però per qualche motivo rimane fermo. Forse ha spento il motore. Ah, e poi quando Leclerc si stava decidendo di passare, si era deciso in quel momento di partire anche Stroll e hanno fatto la frittata. Che Stroll giustamente dopo un po' dice ok, se non vai te vado io, però in quello stesso momento era partito anche Charles. Poi qui dietro anche Magnussen aveva colpito Piastri, quindi non era solo un ingorgo, ma c'erano anche effettivamente dei detriti in pista, anche se la bandiera rossa mi pare un po' eccessiva. Ripartiamo quindi, si accendono i semafori, si spengono. Meno di 20 giri di gara, parto molto bene. Attenzione qui. Attenzione qua, questo imbuto che si crea. Vado tutto largo, spero che non mi curvi adesso nessuno. Ecco, adesso sì che vedremo se l'AI è migliorata. Adesso sì che vedremo se l'AI è migliorata qui su questa pista rispetto a F1-22. Devo essere comunque chiaramente prudente. Non devo dare occasione all'IA di fare scorrettezze, non devo fare niente di troppo rischioso perché so che a lungo termine le mie gomme sono le più efficaci. C'è Piastri 12esimo, grande partenza anche da parte del mio compagno di squadra. So che sarà destinato poi a crollare negli ultimi giri con le soft. Ancora Lotte qui davanti. Chissà se posso provare a inserirmi qui adesso in questa piega, sperando che. Ecco, qui Bottas lo spazio me l'aveva dato. Avete visto che aveva allargato? Quindi si è accorto che lo avevo affiancato.
Su F1 22 assolutamente non era così, eh. Su F1 2022 Bottas avrebbe curvato come niente fosse. Io poi mi ero tirato indietro perché per prudenza, però Bottas comunque aveva allargato la traiettoria assecondando la mia presenza. Quindi no, è migliorata la IA, è migliorata su questa pista e tanto anche. Però non è che, cioè, doveva essere così già sul 2022. Cioè, semplicemente hanno reso la IA come doveva essere già l'anno scorso su questa pista qui, perché l'anno scorso era impresentabile. Si riparte quindi con Verstappen davanti a Fernando Alonso dopo la bandiera rossa. Malissimo Verstappen con Hamilton, Sainz e Albon che lo vanno a passare. Max ha scelto gomme hard, è una scelta sciagurata, addirittura scende dalla prima alla sesta posizione in una curva, in una sola curva. Max Verstappen trasforma il suo sogno di vincere la gara in un incubo, mentre Fernando Alonso è già primo con un secondo e due di vantaggio nei confronti del suo più immediato inseguitore. Gomme soft quindi per il pilota spagnolo della Red Bull, che quindi ora se ne può scappare via nei confronti degli altri, con Sainz, Hamilton eccetera eccetera, che hanno le hard. Lotta fra Bottas e Ocon qui davanti, Esteban a gomme hard che ancora si devono accendere, diciamo così, mentre Bottas alle soft che proprio ora danno, ora e solo ora danno una superiorità prestazionale. E anch'io devo passare Ocon prima che le sue hard diventino più competitive delle mie medie, cosa che avverrà probabilmente negli ultimi giri, e io per quel momento lì devo averlo già sopravanzato. Un pilota francese, ora con il DRS non dovrei avere, anzi senza DRS, perché DRS l'ho aperto adesso praticamente. Mi metto subito dietro Esteban Ocon, mi porto quindi in zona punti con anche la possibilità qui, ehi, arrivo troppo lungo, incredibile. E la cosa incredibile è che ci sono anche stato dentro senza tamponare Valtteri Bottas. È andata bene. E dicevo, vado in zona punti con anche la possibilità di guadagnare altre posizioni, perché questi piloti qua con le soft avranno dei problemi a tenere il passo nell'ultima parte di gara. Qui addirittura Bottas lo vado a passare già ora, quando in teoria le sue soft dovrebbero ancora essere in vantaggio sulle mie medie. Contrattacco qui di Valtteri Bottas. Si prende l'interno, glielo concedo. Valtteri Bottas, ehi, va in testa coda. Vediamo qui cos'è successo. Valtteri Bottas mi va ad attaccare. Io cerco di resistere all'esterno, poi Bottas va in testa coda da solo, tipo. Si gira da solo, io lo evito per miracolo. E poi, ah, Piastri. Colpisce Valtteri ed è ancora bandiera rossa. E che riflessi che ho avuto io nell'evitare Valtteri Bottas. Mi sono reso conto subito che si stava girando, mi sono buttato quindi nella via di fuga. E qua Piastri sfortunatissimo, era stato anche toccato da Ocon e c'era proprio Ocon a impedirgli di scartare verso sinistra per evitare l'incidente. E quindi un'altra ripartenza, l'ennesima, si spengono ora i semafori. Buono spunto qui, vediamo subito se queste gomme sono nuove. Ah, sono nuove, ok. Avevo dubbio che fossero usate, magari quelle delle qualifiche, invece ne avevo ancora un set nuovo. Vado qui a scavalcare Max Verstappen, che ha le hard. Perderà tante posizioni Max, non è detto neanche che riesca poi a recuperarle negli ultimi giri. Sono quindi ora settimo e qui davanti c'è ancora un altro pilota, Sainz, con le hard, che in queste fasi iniziali farà probabilmente da tappo. Ennesima ripartenza, Alonso con gomme soft, Sainz con gomme hard, così come Verstappen, anche il pilota olandese della Mercedes su gomme hard parte benissimo. Fernando Alonso con Sainz che cerca di tenere la seconda posizione dagli attacchi degli avversari, che hanno gomme chiaramente molto più prestazionali. Ruota a ruota qui con Albon che si prende la seconda posizione. Carlos Sainz e Max Verstappen ben difficilmente riusciranno a non perdere una valanga di posizioni. Abbiamo quindi Albon, Sainz e poi le due Aston di Hamilton e Lance Stroll, e poi Norris, io che ho già sopravanzato quindi Max Verstappen, e poi abbiamo Perez e Leclerc per ora a chiudere la zona punti. Russell ancora sedicesimo, invischiato nel traffico, il ferrarista. Attenzione qui, attenzione a questa frenata, non devo far cavolate. Norris e Stroll in lotta,
Norris e Stroll in lotta qui, vediamo se riesco a inserirmi anch'io. La perdo quasi. Devo stare attento, chiaramente, non devo fare idiozie. Qui Sainz si vede quanto stia facendo da tappo a tutti il madrileno. Vediamo se qua ora... no, esce bene anche Lando. Esce forte anche Lando, non mi conviene sprecare l'ERS. Sprecarlo tutto in questo unico rettilineo. Devo essere paziente. Conscio del fatto che comunque sono già settimo, cioè non è che devo fare una rimonta disperata, che sono fuori dai punti, sono comunque già ora in un'ottima posizione. Lì davanti ho visto che Carlos Sainz ha perso una posizione, è stato scavalcato da Lewis Hamilton, che si porta ora in zona podio. Qui intanto la staccata nei confronti di Lando Norris, che ha lasciato la porta aperta. Mi vado a prendere la posizione, gli devo dare un attimo spazio qui, che era ancora affiancato, e completo il sorpasso nei confronti della Red Bull, di uno dei due favoriti al titolo mondiale, e sono sesto. Mi sa che ancora non c'è il DRS, ma tanto vabbè, lo avrebbe anche lui. Siamo in tre qua, attenzione che siamo in tre. Io, Lance e Sainz. No, è rischioso. Cosa sto facendo? Non devo prendermi questi rischi. Avrò tempo e modo di passare Carlos in situazioni più sicure. Non devo assolutamente prendermi dei rischi del genere. Forse qui no, perché Sainz aveva accennato anche lui a tirare la staccata nei confronti di Lance. Per ora rimango dietro. Non è un problema. E proviamo ora ad avere ragione del ferrarista, con l'ERS che ormai è agli sgoccioli. Potrei forse attaccare anche Stroll. E siamo di nuovo in tre forse. Attenzione qui, vado tutto all'interno. Forse siamo in tre affiancati. E sì, siamo in tre, perché c'è Sainz che sta sbucando dall'altro lato. Una grande azione, no, contatto con Stroll. Incredibile. Ah, qua devo star fermo qua. Ancora rossa. Ma vabbè. Ma così esagerato. Vabbè, però nella vera Formula 1 hanno dato tre rosse in Australia, di cui una per ghiaia in pista. Cioè, qui la safety car non esiste più praticamente. Cioè, qui la safety car non c'è più sostanzialmente. Forse è un bene, visto come non ha funzionato in Australia. Rivediamo qui questo incidente. Io vado ad attaccare Carlos Sainz, solo che poi entrambi andiamo a raggiungere Lance Stroll. Siamo qua in tre addirittura. Su F1-22 mai poi mai avremmo fatto questa curva qua in tre. E poi qui però Stroll mi colpisce e vengo anche preso da una Red Bull. Non me ne ero accorto neanche. Io qui chiaramente devo stare fermo, non posso ripartire, perché altrimenti verrei investito da un avversario. E questo comunque è un incidente di gara. Perché Stroll ha anche toccato Carlos leggermente, quindi non poteva neanche andare a destra Stroll, perché aveva la Ferrari del madrileno. E quindi ci toccherà cercare una rimonta impossibile per la zona punti. Siamo ora tutti su gomma soft, tranne Max Verstappen, che ha le hard. E vediamo cosa salta fuori. Si accendono i semafori. Si spengono in questo momento. Gomme nuove. Avevo quindi un altro set di gomme morbide nuove, evidentemente. Non so da dove l'ha tirato fuori il gioco. Intanto qui guadagno già dalle posizioni. Mi butto tutto all'interno per evitare che qualcuno mi curvi addosso. Sono già 14esimo. Davanti comunque ci sarà... chi era? Non mi ricordo neanche già più chi era quel pilota. Forse Verstappen, che ha le gomme hard, che farà da tappo a tutti. Devo recuperare fino almeno alla zona punti, chiaramente, ma il tempo c'è. Siamo appena al giro 49 su 57. Attenzione qui George Russell, molto vicino, gli concedo l'esterno al ferrarista. Attenzione qua, si bloccano tutti. Vado a passare Iwasa senza neanche accorgermene. Io volevo difendermi da Russell, invece così, per sbaglio, tra virgolette, vado a passare Iwasa. Vediamo se vado ad attaccare anche qui Theo Purcher. Perfetto, ora sì che si può lottare qui in questa pista, ora sì che posso affiancarmi a un avversario senza avere la certezza che mi curva addosso. Sono quindi già 12esimo, a due posizioni dalla zona punti.
abilitato anche il DRS, mentre io qui vado intanto all'attacco di Esteban Ocon, c'è anche un leggero contatto, mi porto in undicesima posizione e davanti c'è la Williams di Tsunoda, quindi la decima posizione sicuramente è raggiungibile, così anche come la nona di Max Verstappen, che ha le hard che almeno per altri 2-3 giri saranno sicuramente inferiori alle nostre soft. Norris e Perez ruota ruota lì davanti, ruota ruota l'inglese e il messicano. Vado qui ad infilarmi nei confronti di Yuki Tsunoda e completo un sorpasso tipo ai 15 km orari, mi porto in zona punti dentro qui su Max Verstappen, stacco fortissimo, il contatto con Max danneggia lievemente il fondo, ma sono gli ultimi giri ed è il danno leggero. Potrebbe forse avere anche eliminato danni Max, l'ingegnere non mi ha detto niente riguardo eventuali danni. In difficoltà anche Lando Norris, che in una delle tante bandiere rosse aveva rotto l'ala anteriore proprio contro la mia macchina, e forse avrà rimediato anche qualche danno aggiuntivo, non saprei, perché guardate come lo vado ad aggirare così, e non è normale, non è normale per Lando andare così piano con quella macchina che si ritrova. Devo cercare la magia nel tratto guidato, nel tratto guidato devo cercare di fare la magia e di entrare in zona DRS con Sergione Perez. Qui di solito faccio una gran differenza in questo tratto della pista, andiamo qui ad aggredire i cordoli e sono sotto il secondo, mi sa che sono sotto il secondo, dovrei averlo ora il DRS, perfetto, perfetto, DRS nei confronti di Perez, non usiamo l'ERS adesso, non lo utilizziamo neanche un po'. Lo ricarichiamo in vista del rettilini lì all'ultimo giro. Sarei comunque stato troppo lontano per cercare un attacco. Ora avrò un altro DRS qua che mi consentirà di essere veloce senza sprecare ERS. Poi l'ERS lo andrò a utilizzare tutto nel rettilineo più lungo di questo che è l'ultimo giro. Abbiamo la settima posizione di Sergione Perez alla portata. Incredibile, veramente una gara folle, Max Verstappen è a oltre un secondo di distanza, quindi non sarà un problema per noi, possiamo concentrarci al 100% su Perez che abbiamo davanti. E ora ERS, abbiamo 6 decimi, abbiamo 6 decimi. Mi sa che non ce la facciamo a prenderlo, non ce la facciamo a prenderlo. O forse sì, attenzione, attenzione, ora arriva il punto in cui dobbiamo frenare. Perez mi concede l'interno, me lo prendo tutto, c'è il contatto, ci diamo una ruotata. Ci diamo una bella ruotata, io Sergione Perez ancora. Vediamo se riesco a rimanere affiancato qui all'esterno, che diventerà interno nella curva successiva. Ormai è fatta, ormai è fatta, si accoda Sergione Perez. E qui davanti, non so cosa sta succedendo, c'è sto serpentone di macchine qui che... L'altro po' devo prendere anche Leclerc, Albon, eccetera. Perez a 8 decimi, Perez a 8 decimi. Il messicano si è sporcato anche l'uscita della curva successiva. Quindi non sarà un pericolo in questa che è l'ultima vera curva prima del traguardo. Un altro grandioso piazzamento punti al termine di una gara folle, forse la più folle della storia di questo canale. Ecco qui che arriviamo a prenderci altri 6 punti importantissimi. In tutto questo Chad Alonso vince, prima vittoria stagionale, seconda dopo l'Australia, ma in Australia è stato squalificato per irregolarità tecniche, quindi la prima vera vittoria di Fernando Alonso è questa qui a Miami, doppio podio per l'Aston Martin con Lewis Hamilton che finalmente muove la classifica e grande prestazione anche da parte di Lance Stroll che arriva terzo e completa un gran podio per l'Aston Martin che fino a questo momento non aveva raccolto quello che era nelle sue potenzialità, soprattutto con Lewis Hamilton. Vince quindi Fernando Alonso, fa punteggio pieno visto che ha ottenuto anche il giro record, podio completato dalle due Aston Martin, staccate però di 11 secondi in adesso non so quanti giri dall'ultima bandiera rossa, ma non più di 10. Quindi Fernando Alonso ha mostrato il vero potenziale della Red Bull nell'ultima fase di gara dopo l'ultima bandiera rossa, e mettendo a tacere ogni possibile velleità di vittoria da parte degli avversari, Hamilton e Stroll comunque sicuramente contenti per il loro podio. In quarta posizione finisce Carlos Sainz con Alex Albon che completa la top 10, può sorridere
Charles Leclerc sesto, nettamente davanti al suo compagno di squadra Pierre Gasly, che è sparito già nei primi giri, quindi ottiene 8 punti che per la McLaren, messa come messa in questa fase della stagione, sono oro colato. Una grandissima settima posizione per noi. Abbiamo fatto un po' lo yo-yo costantemente su e giù in classifica con il clou, quando c'è stato quel contatto con Lance Stroll, che mi aveva ormai estromesso da qualsiasi possibilità di lottare per i punti. Invece no, perché è arrivata un'altra bandiera rossa che ci ha fatto ripartire nuovamente dalla griglia, e sono riuscito comunque a recuperare, cosa che ero sedicesimo, comunque ho recuperato da sedicesimo a settimo a suon di sorpassi, e comunque non dovevo partire sedicesimo, perché quando c'è stata l'ultima bandiera rossa, quella del contatto con Stroll, io dovevo partire, dove che ero, quarto, quinto, nella posizione in cui ero al giro prima. Ma qui invece questa regola evidentemente non l'hanno implementata correttamente, e quindi mi sono trovato a partire 16esimo. Comunque tutto bene, quel che finisce bene. Abbiamo fatto una grande rimonta e siamo comunque riusciti a ottenere 6 punti pesantissimi davanti a Sergione Perez. Poi a completare la zona punti abbiamo Max Verstappen e Yuki Tsunoda, ancora una volta punti il giapponese. Max Verstappen alla fine è l'unico pilota ad essere rimasto sulle hard anche nell'ultima ripartenza, ed è stato divorato, completamente divorato, fino a scendere addirittura in nona. Tsunoda, come abbiamo detto, completa la top 10, poi fuori dai punti Ocon, Norris addirittura aveva danneggiato l'ala nell'ultima parte di gara, per questo è sceso al di fuori dalla zona punti. Poi abbiamo Magnussen, Iwasa, Sargeant, Lawson e Russell, 17esimo, anche lui avrà combinato qualcosa, mentre Pierre Gasly ha fatto tutta la gara con alettone danneggiato, e non l'ha sostituito neanche in occasione delle bandiere rosse, cioè non solo durante i pit, ma neanche in occasione delle bandiere rosse ha cambiato l'ala. Veramente, veramente incredibile. Poi abbiamo Purcell ritirato per problema tecnico, ma classificato perché ha coperto il 90% della distanza di gara. Poi Bottas, Piastri e Zhou, con Zhou ritirato anche lui per problema tecnico, e Bottas e Piastri ritirati per incidente. Peccato davvero per Oscar, perché era anche lui in lotta per la zona punti. Insomma, eravamo tipo, e io ero nono perché avevo appena scavalcato Bottas. Bottas era andato in testa a coda, quindi Bottas non era più decimo, e Piastri era subito dietro a Bottas praticamente. Se Piastri non avesse preso Bottas, avrebbe probabilmente ottenuto lui la zona punti, il decimo posto, e non ci sarebbe stata la penultima bandiera rossa, la seconda dei tre. Beh, poi la gara sarebbe andata in maniera, penso, completamente diversa. Però Piastri comunque una gran prestazione, si stava giocando la zona punti al momento del ritiro, avvenuto per un incidente in cui non aveva colpe. E in campionato abbiamo Fernando Alonso, che torna in testa al campionato, meglio, si issa in testa al campionato, non c'era mai stato in questa stagione. 13 punti di vantaggio per lui nei confronti di Lando Norris, 14 nei confronti di Albon, 18 e 19 nei confronti rispettivamente dei due piloti della Ferrari. Il gap però della Red Bull nei confronti delle altre squadre è molto più ampio rispetto a quello che la classifica lascerebbe immaginare. Stroll sale in sesta posizione con Verstappen che è solamente settimo a quota 22. Io sono a pari con Verstappen, veramente pazzesco. Lewis Hamilton muove la classifica, si porta a quota 19. Malissimo, le due McLaren con il campione del mondo in carica, Pierre Gasly, decimo a quota 16. Ormai ci vuole un miracolo per far lottare per il titolo Pierre anche in questa stagione. E poi via via tutti gli altri piloti, con Perez che sale a quota 5, Tsunoda anche lui sale a quota 5. E poi a quota 0 abbiamo Zhou, Piastri, Purcell, Iwasa, Sargeant e Lawson. Nel campionato costruttore la Red Bull comanda con 24 lunghezze sulla Ferrari, 31 sulla Mercedes, 47 sulla Aston Martin. Noi siamo in sesta posizione con 22 punti, più del doppio rispetto ai punti dell'Alpine, quindi siamo anche vicini alla McLaren. E se il campionato va avanti così, veramente secondo me possiamo lottare addirittura per la quinta posizione nel campionato costruttori. Evento di reparto, possiamo sostanzialmente, in estrema sintesi, togliere 7 punti di concentrazione a Piastri in cambio di 600 punti risorsa, oppure non avere assolutamente niente. Beh, Piastri ha una concentrazione che, se non erro, è molto elevata, era tipo 90 e qualcosa, quindi non gli facciamo un grande danno se gli caviamo 7 di concentrazione. Mi fanno molta più gola i 600 punti risorsa. Stiamo per scoprire se arriveranno i tre upgrade che abbiamo messo in produzione nella scorsa puntata. Arrivano tutte e tre! Arrivano tutte e tre, fantastico! E abbiamo un altro evento di reparto dove possiamo restituire a Piastri i 7 punti di concentrazione che gli abbiamo tolto con l'evento precedente,
Oppure gli possiamo dare 7 riflessi, ma gli aumenti delle statistiche come riflessi, ritmo, eccetera, durano solo per una gara. Mentre gli aumenti e le diminuzioni della concentrazione continuano, cioè ce li portiamo dietro per sempre. Quindi questi 7 punti più di concentrazione che gli vado a dare, Oscar ce li avrà per sempre, sostanzialmente. Grazie per Non è che l'aiuto. dopo la prossima gara riscende di nuovo la sua concentrazione di 7. E ora abbiamo 3.667 punti risorsa. Mamma mia, quanto si guadagna velocemente i punti risorsa qui su F1 23. Dire che io ho l'impostazione di punti risorsa del giocatore su ridotto. Pensa a te se ce l'avevo standard o aumentato quanti punti risorsa che avrei. E vediamo un po', potrei comprare questo upgrade di motore, di potenza motore, che non fa mai male. Arriverebbe dopo Monaco e dopo anche il GP di Spagna. Ed è un upgrade minore, quindi mi sa che anche gli altri upgrade che andremo a comprare arriveranno anche dopo la Spagna. Di telaio non possiamo già più comprare niente. Eh no, non possiamo più comprare niente per quanto riguarda il telaio, perché è richiesto il livello 1 delle infrastrutture. Abbiamo ancora però degli upgrade di aerodinamica. Questo qui del flap alla secondaria, di portanza anteriore, costa veramente poco. Quindi vuol dire che dobbiamo già iniziare a pensare a un aggiornamento delle infrastrutture, se già siamo arrivati al massimo con gli upgrade acquistabili del telaio. E per adesso non ci conviene spendere troppo per quanto riguarda l'affidabilità, anzi non ci conviene spendere per niente per quanto riguarda l'affidabilità. Ci concentriamo solo e soltanto sulle prestazioni. Andiamo subito a comprare già il primo upgrade delle infrastrutture del telaio. E questo costa abbastanza, il generatore punti risorsa. E o controllo qualità o tempo di costruzione. Io andrei sul tempo di costruzione. Upgrade che diminuisce il tempo di costruzione delle componenti del telaio. E quindi fra poco dovrei già avere il reparto del telaio a livello 1. Quindi dovrei già sbloccare qualche nuovo upgrade. Ah, ecco, prima del GP di Monaco. Nuovi Ecco, pezzi già sono arrivati dalla fabbrica completato senza problemi. l'aggiornamento del reparto Verranno montati telaio. sulla macchina in E tempo allora per la andiamo prossima subito a sessione. comprare un altro upgrade, perché ne abbiamo in produzione uno di motore e uno di aerodinamica. Compriamo anche questo qui di usura gomma. Usura gomme, anche questo arriverà dopo, se arriva dopo Monaco, cioè dopo Monaco e dopo anche Spagna. Altro evento di reparto, possiamo pagare sostanzialmente 50.000 dollari per avere 600 punti risorsa oppure niente. Assolutamente sì, Grazie per essere assolutamente sì. intervenuto e aver risolto. Molto bene, eccoci arrivati qui alla fine di un folle GP di Miami, forse il più folle dell'intera storia di questo canale. Beh, certo, ora che su F1 23 ci sono le bandiere rosse, ora probabilmente è più facile avere delle gare così folli, perché chiaramente su F1 22 queste tre bandiere rosse sarebbero state probabilmente tre safety car che avrebbero sì rivoluzionato la gara, però insomma di gare con tre safety car ne ho avute tante, ho avute anche gare con 5-6 safety car, quindi non sarebbe stata una cosa poi più di tanto speciale. Invece col fatto che ci sono state tre bandiere rosse, tutto assume dei contorni ancora più epici, però sì, in teoria è eccessiva così la bandiera rossa, però in pratica, come ho già detto parecchie volte, nella vera Formula 1 hanno messo una rossa per ghiaia in pista, in Australia, in gara, non nelle libere, in gara. Una volta che nella realtà mi metti una rossa per ghiaia in pista, me la puoi mettere per qualsiasi cosa a sto punto. E soprattutto considerando quanto la safety car è buggata, o spero che fosse una cosa eccezionale il bug della safety car in Australia, spero che non sia così veramente la safety car qui sul 23, però visto quanto la safety car buggata in Australia ha condizionato, ha falsato la gara, a questo punto meglio che mi arrivino le bandiere rosse piuttosto che le safety car, perché se ogni volta che deve arrivare una safety car devono essere squalificati i piloti che occupano le prime tre posizioni, preferisco la rossa, insomma, la gara si falsa decisamente di meno. E niente, quindi, dopo questo incredibile Gran Premio di Miami, che ha, e questo va detto, ha anche fatto intravedere, dei miglioramenti enormi. Enormi miglioramenti dell'IA qui sul 23, perché quando c'è da insultare i programmatori, da dire che sono degli idioti, sono il primo a dirlo, ma quelle poche volte in cui fanno qualcosa di buono per sbaglio, bisogna dire anche questo, per onestà intellettuale dico che hanno fatto un lavorone, almeno sulla pista di Miami, a migliorare tantissimo, migliorare enormemente l'IA. Migliorarla, vabbè, l'hanno resa, cioè doveva essere così già dall'anno scorso, cioè non è che, cioè, doveva essere così già dall'anno scorso, però
meglio tardi che mai. Si può correre anche a Miami ora su F1 23, questa è una grande, grande notizia. E il prossimo GP si disputerà a Monaco, vedremo se anche lì ci saranno bandiere rosse, deliri e cose del genere. Non vedo l'ora, veramente una carriera che qui sul 23 che è iniziata davvero con il botto, con tre grandi risultati, gare belle, emozionanti e spettacolo a non finire, che speriamo che prosegua anche nel resto della stagione.